a Tutti ragazzi, benvenuti alla nuova puntata di Gasi Garage. Oggi puntata strana, perché ero in officina, tranquillo, stavo facendo il mio lavoro. Mi chiama qualche giorno prima un ragazzo per prendere un appuntamento per effettuare dei lavori su una Golf Terza Serie, questa nella fattispecie. No? Fino a qui tutto normale. Ok, Mi dice l'ho appena presa, sono un appassionato di questa macchina e mi piacerebbe riportarla al suo splendore. Va bene, tutto a posto, prendiamo appuntamento per il tal giorno. Verso le nove, nove e mezza, si presenta, chiacchieriamo, dico, cavoli, ma hai proprio un bel accento romano, no? Faccio, sì, 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 ma no, e non mi dice nient'altro. Parliamo dei lavori della macchina, che tra l'altro sono anche tanti. Dopo gli dico, arriviamo, arriviamo al dunque di salutarci, gli chiedo, hai bisogno che magari ti do un passaggio? Faccio, dove abiti? E fa, no, io abito un po' lontano. Faccio, vabbè, ti accompagno alla stazione, devi prendere il treno. Faccio: Sì, sì, io arrivo da Roma. Insomma, ragazzi, ma me l'ha detto con una nonchalance come se stesse arrivando da 5-10 km lontano di, da casa mia. Quindi mi ha gelato perché non me l'aveva detto che arrivava da così lontano. È stato per me un onore avere una persona che con una macchina si può dire comune, venga e faccia tanta strada per me e per il nostro lavoro. Questa è una cosa che già questa vale la puntata di un video. Poi seguirete sicuramente tutto il, il restauro conservativo della macchina. Lui cercava da tempo una Golf terza serie, non il GTI, ma il più semplice GT1006, che deriva dal motore da 75 cavalli, che cambia l'iniezione, cambia il collettore d'aspirazione e lo porta a una potenza di 101 cavalli, che non sono tantissimi, ma rendono sicuramente l'auto molto più godibile è utilizzabile rispetto al 1.6 da 75 cavalli che era un po' un polmone tra virgolette consumava ed era un eterna, eh? però era un po' un polmone comunque nel... come carrozzeria siamo già nel restyling della Golf terza serie questo dovrebbe essere un 95-96 più o meno quindi siamo già nel restyling come carrozzeria praticamente era identico al GTI promonta monta cerchi a quattro fori quindi come il 1006 per intenderci, però BBS specifici da 15 pollici con gomme 195 50 R15. Questa macchina ha esattamente ha avuto due proprietari soltanto e ha 135, 134.950, 135.000 km è arrivata come la vedete, come la vedremo insieme, quindi ammortizzatori, soprattutto gli anteriori finiti. Però io l'ho provata la macchina, perché l'ho riaccompagnato in stazione, ho fatto circa una quindicina di chilometri, una decina di chilometri, scusatemi. E la macchina va bene, cioè, ha la marmita rotta perché quella si utilizza poco. Ricordatevi che le marmite quando si spaccano è sempre la condensa che le fa marcire, quindi sono, salvo casi limite, sempre i brevi tragitti perché rimane l'acqua, la condensa nella marmita, stagna e fa marcire la marmita. Altrimenti ci sono marmite di automobili che durano come la macchina per chi fa tragitti lunghi. Comunque andremo a vedere se sono ancora originali, questa nella fattispecie è marce da cambiare. Ci sono da cambiare le gomme. I classici alzavetri della Golf: questo è rotto, ha un perno dentro perché si spaccano i servomeccanismi, quindi tendono a cadere i vetri. L'anteriore destro sta facendo la stessa fine del posteriore perché funziona ancora, ma fa dei versi come se stessero strozzando uno schiavo. Quindi gli manca molto poco. Il cielo: altro tallone d'Achille delle Golf, delle Volkswagen, anche di tante altre macchine, però stiamo parlando di questa, parliamo di lei tendono a cadere, quindi noi li rivestiamo con il suo panno originale e li riportiamo al suo splendore. Per il resto di carrozzeria è un conservato, ha qualche magagna sul portellone posteriore che valuteremo insieme al proprietario una volta terminata tutta la meccanica per renderla un'auto da tutti i giorni. Eccoci qua ragazzi, primo step, un'analisi del vano motore prima di guardare il sottoscocca. Come accennato prima è un 1.6 da 101 cavalli, 8 valvole, praticamente è un'evoluzione del vecchio 1.6 da 75 cavalli, cambia completamente il collettore d'aspirazione, ha l'iniezione multipoint, quindi non ha più il mono-iniettore centrale, ma abbiamo un flauto con un iniettore per ogni cilindro e abbiamo... Alcune migliorie dal punto di vista meccanico. Pensate che, siccome il 1600 da 75 cavalli è un motore dalla quale si, volendo si potrebbe tirar fuori una potenza smisurata, come anche dal 1800, perché sono veramente motori proprio lasciati volutamente tranquilli per la durata e l'affidabilità. Pensate soltanto con l'adozione di un collettore diverso e di un sistema di alimentazione diverso rispetto al vecchio 1600 si guadagnano 30 cavalli puliti. Cioè, originale, via, 20, 28 perché adesso questa ne ha, ne ha 101, l'altra ne ha 75, 26. Quindi pensate, soltanto facendo queste migliorie già diventa la, una macchina molto più fruibile, pur mantenendo un'affidabilità buonissima. Abbiamo vari particolari naturalmente che sentono il peso degli anni. Questi tubi di depressione, questi sono molto semplici, qua passano i vapori dell'olio. Vedete che è collegato sul coperchio delle punterie, si cuociono. Questo è gommoso. Quindi l'olio cosa fa? tende a cucinare si rompono poi gli hanno fatto questa modifica qui quindi lasciamo perdere però comunque sia questi qua si andranno a cambiare tutti perché sono soggetti a rotture, dopo può cambiare può far impazzire anche la farfalla motorizzata perché cambia l'aspirazione d'aria quindi potrebbe salire di minimo come potrebbe restare più bassa si vanno a controllare tutti i tubi, la vaschetta dell'acqua ormai è talmente sporca diciamolo così dal vecchio paraflu che c'è dentro che l'andremo andremo a sostituire perché non si vede neanche il livello una bella conservata nel vano motore, si smonterà la meccanica che serve perché questo ricordiamoci che non è un restauro totale ma è un restauro conservativo sempre con un occhio al portafogli naturalmente per poter rendere fruibile una vettura che ha comunque 25 anni circa. Vediamo come è messa sotto, l'alziamo e la guardiamo insieme. Ragazzi, com'è è arrivata a 25 anni la nostra golfettina? Ricordiamoci che gli appassionati di auto lo sono a 360 gradi, quindi bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Volkswagen in questi anni le macchine le sapeva veramente fare, anche adesso per carità di Dio. Però comunque sia, queste macchine qua erano molto molto buone. Questa è come arriva una macchina sempre utilizzata, mai restaurata, a parte una perdita d'olio. Secondo me le condizioni sono buonissime. La perita d'olio in questione, vediamo se riusciamo a vederla, secondo il mio punto di vista è la scatola guida. Bagna proprio la traversa e abbiamo una perita d'olio anche dal paraolio del cambio, del semiasse del cambio, scusate. Ragazzi, è una perita d'olio minima, eh? però comunque sì, abbiamo queste due perite d'olio qua. Per il resto il sottoscocca, pinze dei freni, Beh, gli ammortizzatori credo che siano ancora i suoi credo comunque vanno sostituiti perché davanti sono finiti, ma se andiamo a vedere non si notano neanche tracce evidenti di perite di olio e credo, ripeto, credo che siano veramente i suoi. Per il resto la macchina, a parte il motore d'avviamento, che vedo che è stato cambiato di recente, qualche grattatina sotto la coppa, qualche perita di acqua dal bocchettone, però a 25 anni è 135.000 km, 135 km questa macchina qua. Questa marmita è originale. Ricordiamo che, come avevamo detto, questa è da sostituire. È marcia, è già marcito il collo del centrale ed è un pezzo unico con il terminale, la marmita originale. Probabilmente, quella non originale che andremo ad installare la daranno in due pezzi. Probabilmente funzionerà così. Comunque sia, è marchiata Volkswagen, quindi queste marmite qua sono ancora originali. È il discorso che vi facevo prima: 25 anni di marmite, chapeau. Queste gomme posteriori, guardavamo prima, Yokohama, sono del 2010 e guardate quanto battistrada c'è ancora perché probabilmente saranno sempre rimaste dietro. Difficilmente sono state girate, almeno dal consumo che hanno, ma sono abbastanza dure. Quindi andremo a cambiare quattro pneumatici quattro ammortizzatori, un bel tagliando, risolvere le perdite d'olio, gli alzavetri come c'eravamo detti, e un il cielo vettura e un bel controllo della macchina con la relativa finale prova su strada, per far sì che il nostro caro amico e cliente romano porti a Roma la nostra esperienza e la sua gratitudine verso un lavoro, credo e spero, fatto a regola d'arte. Guardiamo una, una cosa molto importante, una stupidata, questo nelle macchine odierne, che è il filtro della benzina, sta svanendo per non dire che è già svanito l'utilizzo. Ma il problema è un altro. La benzina è sempre quella, eh ragazzi? Cioè, può essere più pulita tutto quello che volete, ma lo sporci la sporcizia, almeno qua, si cambiava il filtro benzina. Molte macchine hanno delle retine, delle protezioni interne alla pompa della benzina dentro nel serbatoio, ma rischiano veramente di spaccare la pompa benzina. Infatti, per me. Il mancato utilizzo del filtro benzina è sbagliato, è meglio le macchine come queste che avevano il filtro benzina. Non si può montare i filtri benzina, quelli a carburatori, i fispini di carta, perché le pressioni delle pompe delle benzina elettriche sono di gran lunga elevate per quello che supportano quei fispini lì che erano creati per le pompe della benzina meccaniche a carburatori. Questo purtroppo è una scelta di moltissime case costruttrici di non mettere più i filtri benzina. Per me è uno sbaglio. Perché comunque sia, tiene sicuramente il sistema di alimentazione pulito. Continuate a seguirci, ragazzi. Vedrete step by step i lavori. Step by step, si dice così, sì? Step by step i lavori. E arrivederci al prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi. Ve lo dico fino a che non, vi rim, non si rimbomberà nelle vostre teste questa frase di iscrivervi sempre. Ok? Ciao, ragazzi. Grazie di tutto. A presto.